Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale. Benvenuti se è la prima volta, siamo in un nuovo episodio di Mass Effect 3 Legendary Edition, la nostra run What If, chiamata così perché è cosa succede ragazzi se creiamo un personaggio di livello 1 direttamente in Mass Effect 1, dando le scelte importanti solo col fumetto Genesi. Ne è uscito questo personaggio, ispirato alla mia amica Gibri, con l'accento sulla I, ovvero Giulia, che ha recitato con me in Jason Leak, per chi conosce, avesse visto il corto, che ha anche lei un canale qui su YouTube, dove pubblica dei video ispirati ad argomenti nerd. Quindi vi invito veramente ad andare a vedere i suoi video. Detto questo, noi procediamo e abbiamo un dialogo con Garrust post Tessia. Sapete, Tessio, abbiamo visto gli eventi nello scorso episodio. Shepard, mai un momento di noia quando la Normandia è in missione, eh? Notizie da Palaven? Qualcuna, e ciò che sento non mi piace. I Krogan sono arrivati in forze, ma stanno solo rallentando i razziatori, non li stanno fermando. Non so se sarà sufficiente. Notizie della famiglia? Ma ho parlato con il Primarca Victus. Voleva un mio consiglio sulla forza della flotta per quando il crucibolo sarà pronto. Non riesco ancora ad abituarmi al fatto che la gente mi chieda queste cose. Cosa gli hai risposto? Gli ho detto che prima o poi dovremo decidere se tenere le flotte a difesa di Palaven o se passare all'attacco. Entrambe le cose? Non dopo le batoste che stiamo prendendo. Come ti ho detto, non è il genere di domande a cui sono abituato a rispondere. Sai quello che fai, Garrus. Fidati di me, sono tutti d'accordo. Forse, ma trascorri tanto di quel tempo all'esterno a cercare di entrare e quando finalmente ti accade, non è come ti aspettavi. In che senso? Tutte quelle domande e milioni di vite dipendono da ognuna delle tue risposte. Devi fare del tuo meglio con i mezzi che hai. Non è diverso dai tuoi giorni nell'SSC. Hai ragione. Anche se inizio a capire perché ogni tanto la galassia ha bisogno di spietati dittatori. Perché ottengono risultati? Perché non gli importa nulla delle conseguenze. Supponiamo che sia ciò che occorre, Shepard. Decisioni rapide e spietate. Sacrificare 10 milioni di persone affinché altre 20 milioni possano sopravvivere. Siamo in grado di farlo. Tu sei in grado. Riducendo questa guerra a pura aritmetica, non saremmo migliori dei razziatori. Un bel sentimento, ma non è forse ciò che abbiamo fatto con i Get? Ok. Perfetto, abbiamo parlato con Garrus e adesso andiamo sul ponte di comando per la missione di Horizon. Ma ancora prima di fare la missione di Horizon, attenzione, potrebbe succedere qualcosa una volta arrivati nella sala tattica della Normandy. Quindi saliamo. Trainor. E avremo della posta. Miranda Rosso. Ci vediamo al mercato del Presidium. Niente video promesso. E poi abbiamo una mail dal comando militare Asari che però ce la manda Kai Lang. È una minaccia di morte. Quindi come leggete? Ecco qua. Quindi Nightwing dei poveri ci ha appena mandato una minaccia di morte. Grazie per avermi dato ascolto, comandante. Di te mi fido. Così mi fai arrossire. Non è certo la prima volta. Ad ogni modo, buona fortuna. Grazie Trainor. Quindi ragazzi, il nostro siamo a Tessia, come vedete, come fine dell'altro video, il nostro primo step sarà fare rotta alla cittadella. Ecco qui, Nebulosa Serpente. Attracchiamo ai mercati del Presidium e andiamo a parlare con Miranda. Una volta che parleremo con Miranda, potremo finalmente andare ad Horizon. Ma è importante parlare con Miranda prima. Quindi, porto dell'Alleanza. Norman.
Grandi, attracco autorizzato. C'è bisogno di mezzi di mercato. Trasporto. Mi serve un taxi per il Presidium. Arriverà fra poco. Ok, dirigetevi di qua e andiamo agli appartamenti. Quindi su di qua ed eccoli qua gli appartamenti. Ho ricevuto il messaggio, Miranda. Si tratta di tua sorella. Shepard, devo utilizzare le risorse dell'Alleanza. Non posso dirti altro. Dovrai fidarti di me. Non mi piacciono i segreti, Miranda. Dimmi cosa sta succedendo. Non posso, Shepard. Se questo per te è un problema, me ne andrò. Non farlo, solo che è difficile fidarsi in momenti come questo. Certo. Avrai il tuo accesso, Miranda. Anche se questa storia non mi piace. Lo so, e ti ringrazio. Vuol dire molto per me. Non è la sola cosa di cui volevi parlarmi, vero? No. Devo dirti una cosa. Confessartela, in realtà. Non posso più tenermela dentro. Confessarmi? Quando ho saputo del progetto Lazarus per ricostruirti, ho pensato di impiantare un chip di controllo dentro di te, come misura di sicurezza. Ma l'uomo misterioso me lo ha impedito. Eppure così si sarebbe risparmiato un sacco di problemi. Forse. Non voleva interferire con ciò che eri veramente. Non voleva un automa che eseguisse i suoi ordini. Lui voleva il comandante Shepard. Installando il chip ti avrebbe distrutto. Capisco perché lo volevi fare. Non potevi sapere cosa aspettarti da me. Non avevo mai avuto a che fare con così tanti segreti in un progetto. Non sapevo che fare. Perché me ne parli adesso? Io ho lottato contro mio padre e il suo desiderio di controllare ogni aspetto della mia vita. Voleva gestire ogni cosa, fino al mio stesso DNA. Non potevo restare in disparte e lasciare che facesse altrettanto con mia sorella. Ho rischiato la vita pur di portarla via da tutto quello. Eppure, quando ho potuto farlo, non ho esitato un istante dinanzi all'idea di annientare il tuo libero arbitrio. Era questo a turbarti? Sì. Miranda, ho perso 2 anni della mia vita. Tu mi hai ridato tutto il resto. Avresti potuto cambiarmi in 1000 modi diversi, ma non lo hai fatto. Non so come, ma mi hai riportato indietro. Già. Però in questo momento ci tenevo a farti sapere che ho sempre rimpianto di aver pensato a quel chip. Non puoi continuare a rimuginare sul passato. Di solito non lo faccio, ma questa era una cosa importante. Ci sono delle cose che sfuggono al nostro controllo. Immagino che ora la genetica non possa venire in mio soccorso. No, esatto. Ok. Odio doverlo dire, ma ora devo andare. Grazie per la tua comprensione, Shepard. Non c'è di che. Ah, Miranda. Buona fortuna per quello che devi fare. Non temere, Shepard. Io ho sempre un piano. Ok, abbiamo parlato con Miranda anche questa volta. E adesso recchiamoci alla Normandy. È tempo di assaltare Horizon. O almeno lo stabilimento di Sanctuary. Vai. Per andare a dare a caccia a Cerberus più che altro. Quindi andremo a vedere anche qui da farsi in questo luogo. Allora, prendiamo il portale. Dalla cittadella prendiamo il portale e viaggiamo fino al Mare delle Ombre per Rusta Sanctuary. Che poi è un luogo che visitate anche in Mass Effect 2, cioè Horizon più che Sanctuary, ecco lì. Quando c'è il primo attacco dei collettori, quindi a terra. Ci porteremo dietro, vediamo un po', io direi Garrus e Tali, vai.
Ok, come armi siamo a posto anche con i nostri compagni. Perfetto. Garus ha 5 punti che risvilupperò sul suo corpo stordente e poi 2 punti sulla mina di prossimità. Tali non la uso da un po', ha 40 punti da distribuire, quindi le abbiamo fatto la build per i droni, quindi io direi. Allora, usiamo questo con i razzi e potenziamole l'assorbimento energetico, che è il potere che le possiamo far spammare. Più raggio d'impatto. Allora, facciamo la velocità di ricarica, glielo facciamo spammare più veloce e danno. E poi le tireremo su, siccome non affronteremo quasi più ghetto oramai, quindi sabotaggio è inutile. E tiriamo su l'altro drone. Perfetto. Ecco, 2 punti in sabotaggio, ma non so quanto ci può servire. Pronti a scendere su Horizon. Allora, Shepard, cosa sappiamo? Ida, la struttura Sanctuary doveva accogliere i rifugiati provenienti dai sistemi occupati dai razziatori. Di recente ha interrotto qualsiasi contatto, senza più inviare né ricevere trasmissioni. Non possiamo stabilire perché Kailengo e Cerberus siano interessati a Sanctuary. Troveremo qualsiasi indizio che possa condurci a Cerberus. Signora, sto ricevendo un segnale dalla struttura. È debole, ma cercherò di amplificarlo. Qui Orianna Lothop. Non avvicinatevi a Sanctuary. Non è ciò che sembra. Vi prego, ascoltatemi. Loro stanno usando... Orianna? La sorella di Miranda? Se lei è qui, Miranda non può essere lontana. È il nostro collegamento a Cerberus. Prepararsi all'atterraggio. Vedo dei danni, comandante, ma nessuna attività. Stavolta Cerberus non ci coglierà di sorpresa. Coraggio, gente! Bel casino, Shepard. Una battaglia violenta. Sì, Matraki. Avete sentito? La radio non funziona. Qualcosa disturba i nostri segnali. Ecco perché la struttura è muta. Problemi vita. Ho visto. Fatto. Sembra che stessero evacuando. E pare che i razziatori li stessero inseguendo. Uccidendosi a vicenda ci fanno solo un favore. Recuperiamo i crediti. Perfetto, entriamo a Sanctuary. Stanno scappando tutti. Da quella torre. In tal caso dobbiamo raggiungerla. Ma c'è. Siete pregati. Filmati di sorveglianza. Il luogo in cui smistavano i rifugiati. Ce n'erano parecchi. Forza, continuiamo a cercare. Allora, raccogliamo i datapad, che sono registri di smistamento, come vedete, sottoposti all'integrazione. Il numero di rifugiati è raddoppiato nelle ultime 2 settimane. Pare che la gente stia abbandonando le navette fuori dall'accesso principale. Non hanno un posto dove andare. Dovremo allestire dei rifugi temporanei là fuori, in attesa che vengano smistati. Vediamo qui. Scendiamo. Deve essere un'altra zona di atterraggio. Quelle navi all'esterno dovevano essere in attesa di entrare. Ma dove sono finiti tutti i passeggeri?
vittime da entrambe le parti. Altri Cerberus! Un ponte d'osservazione. Sembra un vicolo cieco. Ci serve un'uscita, guardiamoci intorno. Ok, usciremo di qua, signori. Questa è una struttura di Cerberus. Miranda. È Miranda. Sono Miranda Lawson. Se siete arrivati fin qui, siete troppo disperati o troppo stupidi. I dispositivi di... Ascoltate, questo non è un rifugio, ma una struttura di Cerberus supervisionata da mio padre, Harry Lawson. Tornate subito indietro. Qui non troverete alcun aiuto. Tutte le comunicazioni vengono bloccate dalla torre centrale. Sanctuary è una menzogna. State alla larga. Ok, ora abbiamo Cerberus, i razziatori e il padre svitato di Miranda. Come sono collegati? Ok, raccogliete i crediti e poi venite qua per abbassare il volume dell'acqua. Pannello di sicurezza, lo disattivo. Che succede? Quella è senz'altro tecnologia di Cerberus, ma c'è qualcosa di diverso. Modifiche? Parecchie modifiche. Ora abbiamo un accesso alla struttura. Andiamo. Ok. Allora, dunque, signori, guardiamoci bene attorno. Cerberus e la tecnologia dei razziatori. Pessima combinazione. Allora, troverete una cassaforte qua e gli spallacci della Rosenkopf Materials. Quindi, che è un buon set per... Qua non ci sono solo munizioni, scusate. Avevo pensato a un mod, ma così non è. Allora, qua un centro di comando, a quanto pare. Deve essere Fatti. Alimentato. Cerchiamo un interruttore. Ma questo cos'è? Quelli sono i rifugiati, vero? Li stanno radunando per massacrarli tutti. Peggio. Li stanno trasformando in mutanti. Ok, siamo circondati dai mutanti, avete visto? Quindi aspettiamoci resistenza breve. Sono truppe in più per i razziatori. In caso di fuga potrebbero distruggere l'intera struttura. Mi sembra un rischio assurdo. I razziatori hanno attaccato perché questo posto era una minaccia. Dobbiamo scoprire perché. Staccherò l'energia all'intero impianto, così almeno non potranno fuggire. Le forze dei razziatori hanno devastato la struttura. Staccherò l'energia all'intero impianto, così almeno non potranno fuggire. E forse staranno alla larga anche dall'ingresso. Kai Lang! Shepard, lei non sa che lui è qui. Miranda Lawson è arrivata prima del previsto. Vuoi che mi occupi di lei? Solo se ti è d'intralcio. Concentrati sui dati delle ricerche. Provali e vattene. Agli ordini. Maledizione, andiamo! Ok, noi l'abbiamo avvertita di Kai Lang, come ben sapete, quindi Miranda dovrebbe sopravvivere. Perché può morire a Sanctuary Miranda. Ok, arrivano. Settimana ho apportato piccole modifiche per aumentare l'efficienza del trattamento. Mi sono
mancano. Anzi, pare ce ne sia una lunga fila fuori dal cancello principale. L'inganno è una spiacevole necessità. Abbiamo poco tempo. Bella persona, Wilson, eh? Banshee. Che okay, Banshee è andata. Perfetto. La ricerca dell'efficienza ha evidenziato un fatto importante. I denti di drago usati dai razziatori per creare i mutanti sono ingegnosi. I nanidi dei razziatori si aggregano all'adrenalina rilasciata per diffondersi rapidamente nell'organismo, accelerando la conversione allo stato finale. Non voglio neanche immaginare com'era questo posto a pieno regime. Il lavoro del dottor Nuri sul soggetto Paul Grayson è stato essenziale per i nostri esperimenti. L'uso dello stupefacente sabbia rossa per annullare la volontà è stato geniale, ma è poco indicato per un'applicazione diffusa. Abbiamo dimostrato che l'adrenalina e i suoi equivalenti interspecie sono più efficaci ed efficienti. Ok, siamo passati di livello, ragazzi. Il terminale è danneggiato. Un momento. I razziatori volevano chiudere questo posto. Forse scopriremo perché. Non ha senso. Pensavo che Cerberus e i razziatori fossero alleati. Cos'è cambiato? Ecco la tua risposta, Shepard. Andrò alla torre per disattivare il dispositivo di disturbo. La gente deve sapere. Alcuni rifugiati vengono trasformati in mutanti, altri indottrinati e inviati all'uomo misterioso. I pochi rimasti diventano cavie da laboratorio. A giudicare dai dati, mio padre vuole capire come funziona l'indottrinamento dei razziatori. Attirare dei rifugiati promettendo vitto e alloggio solo per trasformarli in cavie. Per quale motivo? Hanno attirato dei disperati in un tritacarne. Ha detto che i carichi venivano inviati all'uomo misterioso. Buona idea. Andiamo. Miranda ha detto che si sarebbe diretta alla torre. Ok. Perfetto. Recuperiamo i dati di ricerca. Saliamo di qua, anzi di qua. Vai. Affermativo. Morti tutti? No, qualcuno è ancora vivo da qualche parte. Dove Garrus? Ok, lo recuperiamo e troveremo il Locust come arma, che è molto carina, credetemi. Ve la danno anche molto avanti nel gioco, ma eccola qua, veramente carina come arma, la mitragliatrice Locust. Qui prendete il mod arma, che è un altro potenziamento da mischia per il fucile a pompa. Qui troveremo una nota interna, come vedete, e qua il terminale. Incontro resistenza fuori dalla torre. Chiunque sia in ascolto sappia che ho delle prove evidenti. La conferma che mio padre lavora per l'uomo misterioso. Connessione stabilita. Ho il suo rapporto sulla procedura, signor Rosso. Sia sincero, può farcela. In linea teorica il controllo è possibile.
I soggetti razziatori convertiti rispondono ai comandi, ma sono instabili. Questo era ampiamente previsto. Non si preoccupi, Henry. Santori ci aiuterà a risolvere il problema. Controllare le forze dei razziatori? Che sia possibile? Non lo so. Vediamo il resto. Ci siamo riusciti. Ora sappiamo come intervenire sul loro segnale di controllo. Finché le forze dei razziatori restano in prossimità del nostro segnale, possiamo controllarle a tempo indefinito. Eccellente. E come potremo impiegare questa tecnica per controllare gli stessi razziatori? Questo è decisamente più impegnativo. Ora sappiamo perché i razziatori hanno attaccato Sanctuary. Hanno scoperto cosa stava combinando Cerberus. Pessime notizie per l'uomo misterioso. Ma ottime per noi. Finalmente abbiamo un collegamento a Cerberus. Abbasso la scala d'accesso. Forza, andiamo. Un momento, Shepard. C'è dell'altro. Maledizione. Spero sia pronta ad affrontarlo. Avete visto che Miranda ha schivato il colpo di Kai Heng, ma attenzione ragazzi, potrebbe essere il buon momento per livellare. 8 punti, al massimo la nostra attrazione direi in velocità di ricarica, perfetto, e comincerei a potenziare l'onda d'urto, anzi onda d'urto, e a sto punto tiriamo su anche il lancio, quindi abbiamo tutte le abilità della nostra Gibri pronte. I nostri compagni non possono potenziare nulla perché hanno troppo pochi punti, quindi saliamo, come dicevamo poco fa, e ecco. Andati. Vai Garrus. Abbiamo anche il drone della nostra TIE che sta facendo buona parte del lavoro. Vai! Allora qua proseguiamo. Capito Garrus? Così arriveremo prima alla torre. Allora, non possiamo saltare dall'altro lato. Sembra quasi che non possiamo bersagliarli quelli lì, eh. Non sono mai riuscito a colpirli. Ok ragazzi, adesso saltate di qua. Prendete le munizioni che io ho appena preso, erano a terra. Abbiamo compagnia. Direi di sì. Colpiteli con tutto quello che abbiamo. Ragazzi, qua dentro c'è l'M996. Ho già fatto un video a parte sul canale per mostrarvi come prenderlo, ma visto che se non l'avete visto vi mostrerò adesso come si prende questo fucile d'assalto, che è uno dei migliori del gioco, credetemi. Quindi ok, la Banshee è andata.
Venite qua. È ancora vivo, ma sta andando. Prendete questo datapad e fate il cerchio bypass manuale. Ok, tornate indietro. Andiamo. E prelevate l'M996 per. Allora ragazzi, è un'arma incredibile la M99 Saber, ve lo consiglio veramente, soprattutto se avete un personaggio soldato, però è anche terribilmente pesante, quindi torneremo sul nostro fucile Harrier di Cerberus, ma l'equipaggio a Garrus, ragazzi, perché anche se il fucile d'assalto, bene o male, come vedete, li ho quasi tutti. Ecco qua, la lasciamo a Garrus. Ecco lui. Perfetto, tanto lui non ha problemi di peso sostanzialmente. Qui recuperate i crediti, munizioni, siamo a posto. Qua non c'è nulla, aprite questo passaggio, aprite, più che aprite, salite con l'ascensore e siamo arrivati alla fine di Sanctuary, alla torre. Shepard. Comandante Shepard. Tempismo perfetto. Getta quell'arma. No, Oriana ha cercato di uccidermi. L'influenza nefasta di Miranda, presumo. Peccato che non ti abbia colpito. Dov'è Kai Leng? Non lo so, se n'è andato. Ha preso i miei dati e ci ha lasciati qui a morire. Miranda, riesci a sentirmi? Basta così. Non muovetevi. Ora finirò il lavoro lasciato in sospeso da Kai Leng. È finita. Al contrario. Ora che i razziatori non sono più un problema, abbiamo una via d'uscita. Lasciala andare. Shepard, devi salvarla da quel pazzo. Shepard, ti prego. Scappa con lei e sei un uomo morto. Lasciala andare e forse te la caverai. Io non ti ho fatto niente. Non si tratta di noi due. Lasciala andare e sparisci da qui. Non farmelo ripetere. E va bene. Prendi. Ma voglio uscirne vivo, d'accordo? Direi di no. Miranda. Mi dispiace, Miranda. Ascoltami. Ascolta. Volevo che avessi una vita normale. Un marito, dei figli. Cose che io non ho mai avuto. Lo so. E io volevo solo mia sorella. Ti voglio bene, Ori. Ti voglio bene anch'io. Shepard. Sono qui. Prima che Kai Leng se ne andasse, gli ho messo un tracciatore addosso. Un tracciatore? Hai pensato a tutto? Non a tutto. Nessuno è perfetto. Ma almeno Ori è salva. Non ho mai conosciuto nessuno come te, Miranda. Sì, lo so. Mi prenderò cura di tua sorella. Bene. Se solo fossi riuscita. Miranda. Miranda. Assicuriamoci che tutti sappiano di questo posto. Dispositivo di disturbo disattivato. Ascoltate, questo non è un rifugio, ma una struttura di Cerberus supervisionata da mio padre. Andiamoci. Signori, è morta Miranda. Io ho fatto di tutto per tenerla in vita in questa run, ma così non è stato. Quindi non penso di aver sbagliato qualcosa, semplicemente
è il fatto di aver creato un personaggio da zero. Santuario, comandante, troppe incognite. Ma mi sbagliavo. Quel laboratorio di Cerberus che hai distrutto lasciava intuire che sotto c'era qualcosa di grosso. Ma non mi sarei mai aspettato questo. Tutti quei rifugiati, quel massacro, solo per l'indottrinamento. Il santuario doveva essere chiuso, signore. Quello che hanno imparato sui razziatori non valeva tutte quelle vite. Sono informazioni utili, comandante, ma hai ragione. Il prezzo è stato troppo alto. Abbiamo localizzato l'uomo misterioso? Sì, abbiamo posizionato un tracciatore su Kai Leng quando è tornato indietro. Perfetto, ci darà una grande opportunità per sconfiggere Cerberus. Concordo. Sono stati molti sacrifici fatti per ottenere questa informazione. Non vanifichiamoli. Metteremo fine a Cerberus e ci concentreremo sui razziatori. Subito. Hackett, chiudo. Ok ragazzi, allora abbiamo 15.000 crediti e l'assalto della base di Cerberus sarà l'effettivo passo finale per entrare nell'endgame. Incredibile signori, ma anche questa run è arrivata alla fine nuovamente. Quindi allora, mentre il mio vicino ha incominciato a usare il suo martellino da guerra, no? Ora è nel salone, se vuoi andare a parlare. C'è una scena extra che prima di chiudere l'episodio vi mostro, mi è venuto in mente, nel salone Tali. In realtà non possiamo effettivamente parlare a Tali, ma la troveremo qua, che si è ubriacata. Shepard, un bicchierino? Un brindisi a Miranda, credo. Come fai a ubriacarti? Con molta attenzione. Brandy Turian filtrato 3 volte e introdotto nella tuta tramite un ingresso di emergenza. Quella è una cannuccia, Tali. Un ingresso d'emergenza. Ecco, d'emergenza. Non contraddiciamo Tali. Quindi ragazzi, continuerete a parlare, ma Tali sarà sempre e comunque ubriaca in questa scena. Detto questo, signori, com'è che la chiamava Jack? La cheerleader di Cerberus. Ecco, vedete che sta parlando. Lasciamo i dialoghi della nostra cara Tali, che ci è rimasta male a quanto pare per la morte di Miranda. Allora ragazzi, mentre il mio vicino, come vi dicevo, ha attivato il suo martellino da guerra, il suo nuovo strumento per fare casino e trasformarsi nel villain disturbatore seriale, spero non entri nel gameplay appunto, diciamo che è il caso veramente di chiudere qui l'episodio. Quindi se vi è piaciuto piazzate like, iscrivetevi al mio canale se volete sapere quando andremo avanti con nuovi eventi, ovvero l'endgame di Mass Effect 3 della nostra Gibri, il nostro personaggio creato e dedicato alla mia amica Giulia, che ha un canale qui su YouTube. A breve, in sovrimpressione, ai lati dello schermo avrete le miniature per andare a visionare o un suo video o direttamente il suo canale. Quindi ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti e grazie di aver visto questo mio video.